Se chiama Brigitte la papaya, cave la penna da papalassa. Pomona piccola, penna figlio, ma fatta chiamare figlia mamma. E pure uova da pietà che muoio, che fece possibile la mamma ca. E madre mamma da sotto di noi, che vale da principe. Sicilia, Celeste Conte, un cantante napoletano però di un certo livello, si parla di cultura. È venuto qua in Sicilia oltre per fare alcune serate, per presentare, per promuovere questo CD che porta per titolo Cantatore. È bello questo cantatore perché mi ricorda anche una canzone napoletana. Però ecco, intanto il tuo stile, il tuo modo di cantare, la tua musica. Diciamo che la mia musica potrebbe essere riferita a un piano tradizionale, però nel contempo, ripescando nella cultura napoletana, quella antica, io ho musicato dei versi di un grande, di un grandissimo autore napoletano, poeta, Salvatore Di Giacomo, che penso che sia conosciuto ai più, e ho provato a immedesimarmi in quello che effettivamente il poeta avrebbe voluto dire in quel tempi. Comunque la sua poesia mi ha affascinato in modo talmente grande che penso di aver fatto un buon lavoro rispetto a quello che ha scritto il poeta. Ieri sera abbiamo avuto la fortuna di ascoltarti, naturalmente in pochi, e abbiamo visto con quanto amore, con quanta poesia e con quanta voce suadente riesci a cantare queste canzoni. Ecco, ma come l'hai scoperto? Come hai deciso poi di dire da domani canterò queste canzoni? È una storia un po' lunga, perché anni fa mi sono ritrovato fra le mani un volume con l'opera Omnia del poeta, è un'edizione del 46 addirittura, e così mi sono approcciato a leggerle queste poesie. Non è che fossi un cultore, anche se sono di estrazione napoletana, di nascita napoletana, però non ero un gran cultore, e sono rimasto talmente ammaliato da questa prosa che in pratica mi sono messo al pianoforte e pensavo, addirittura c'erano dei momenti in cui io sentivo che il poeta è come se fosse dentro di me o addirittura dietro la mia spalla, che mi ispirava queste melodie. Naturalmente poi alcune sono veramente, fanno parte della tradizione, si possono ricondurre veramente alla tradizione napoletana, questa melodia che, come sappiamo, la melodia napoletana è la più bella del mondo da un punto di vista di linea melodica parlo. Per quello che riguarda invece le contaminazioni, poi ho usato adesso così vado un po' nel tecnico, però qualche musicista in ascolto sicuramente mi capirà. Sono arrivato a dei tempi strani, sono partito dalle contaminazioni arabe che abbiamo avuto noi da parte napoletana, e quindi ho inventato questi tempi un dispari, 5 quarti, 7 quarti, che secondo me abbinati poi stranamente a questa prosa che era antica. Qui parliamo di poesie che si rifanno al 910, 920, poi il poeta è morto nel 34. E penso di aver fatto un buon lavoro. Difatti il CD si chiama non a caso Cantatore. Tore sarebbe, e era il diminutivo con cui chiamavano il poeta. Ecco, si dice che generalmente nelle parole siano nascoste le note della... Questo è vero, perché praticamente quello che capitava a me è che leggendo la poesia è come se già mi girasse nella testa la il sol diesis, il mi senti, ma il do, insomma. Sì, insomma, è la melodia che veniva. Ci sono dei pezzi che io ho scritto nel giro di mezz'ora, tre quarti d'ora. Certo, poi abbiamo realizzato questo CD che appunto vi invitiamo naturalmente a comprarlo. Penso che sarà un po' difficile trovarlo qua in Sicilia per ora, ma sicuramente fra qualche mesetto questo lo troverete, perché è veramente un CD da ascoltare e da farne un dono prezioso anche per un regalo, perché ci sono delle melodie molto belle e che tra le altre cose, ecco, ti rilassano, ti riescono a fare pensare a delle cose belle, contrariamente a quelle che sono le melodie che generalmente noi ascoltiamo adesso con il giovane Gesù. Queste batterie, queste cose che... Sì, è vero questo, però ripeto, in questo CD
ci sono accomunate delle cose tradizionali, belle, la melodia classica napoletana, a qualche cosa che è veramente di molto moderno da questo punto, nonostante siano state abbinate al testo antico, però la ritmica è molto importante. E in più devo dirlo, perché altrimenti non potrei farne a meno di dirlo, ho trovato un personaggio a Napoli che è stato l'arrangiatore di questo disco, che è il maestro Antonello Paliotti, che veramente l'ha reso in un modo sublime queste canzoni. Io vorrei dire una cosa, per ora ricordatevi soltanto questo nome, che poi lo ritroverete più avanti nella vostra memoria, quando scoprirete che cos'è questo Celeste Conte con Cantatore, che vi invito ad ascoltare nel momento in cui voi riuscirete a trovare questo CD sul mercato. Stanta zitta, che è l'ora e l'appuntamento. Zitta, che è l'ora e l'appuntamento.